Come regista hai fatto adesso il tuo quarto film, sempre con questa impronta sociale, un titolo bellissimo che è Altezza Cuore. Perché Altezza Cuore? Era la prima volta che mi misuravo con un tema che è quello della malattia e della disabilità. Non sapevo naturalmente nulla del tema, cioè di che cosa vuol dire vivere su una carrozzina, vivere, e poi ero anche molto spaventato dall'affrontare la malattia. Il film racconta la disabilità. Sì, racconta gli effetti che ha un progetto di Pino Roveredo, lo scrittore, che a Trieste ha coinvolto una ventina di persone che erano molto, avevano una vita insomma molto chiusa, portate fuori, insegnandoli a esprimersi attraverso la scrittura. Quindi perché Altezza Cuore? Perché le mie esperienze in Medio Oriente mi hanno portato molto spesso appunto a vedere scenari di guerra, e in Iraq quest'estate, proprio mentre appunto stavo ragionando su che titolo dare a questo lavoro, a questo film, ho visto un muro crivellato di colpi e ho chiesto a un signore perché fossero appunto tutti colpi molto molto bassi, e questo signore mi ha detto perché sono sparati ad altezza bambino. E quindi lo shock di quell'immagine mi ha dato invece un'immagine positiva, e mi sono reso conto che le persone con cui mi sono confrontato in questo film, la maggior parte sono su una carrozzina, e quando mi guardano ad altezza cuore. E quindi... È vero, altezza cuore, in carrozzina e lo sguardo è altezza cuore. Tra le tante storie che affronti di disabilità, ce n'è qualcuna che ti ha colpito? Quali sono i sogni di un disabile? Beh, Andrea per esempio è su una carrozzina e lui balla e nonostante tutto è uno che vive la sua disabilità come se non ce l'avesse, e questa cosa spesso è spiazzante. C'è un personaggio che è il personaggio finale che gioca con questa cosa di perdere la memoria, lui perde la memoria mano a mano e quindi ogni giorno se la ricostruisce, e parlare con lui è come conoscerlo ogni giorno di nuovo, però fa conoscere anche te. Questo per me, che l'ho frequentato per un po', è stato un esercizio strano, però secondo me è interessante, bello, forte. Altezza Cuore, allora, il nuovo film di Ivan Compasso che possiamo vedere? Cinema Esperia, mercoledì 15 alle ore 21. Grazie Ivan, complimenti per questo lavoro e buongiorno mattina. Buongiorno mattina.